Le naturelle, vere uova italiane. Irca Macelleria, dal produttore al consumatore. Siamo Lugo, in via Carrara Arginello 1/6, telefono 0545 32 300. Da noi trovi nuove offerte ogni settimana. Come tutti gli anni, per la nostra società sportiva, sempre in collaborazione, lo dico con Largo Corelli, altrimenti in due soli non ce la potremo fare. Però tutto quest'anno sta andando molto molto alla grande. Vedo che negli ultimi 5-6 anni, vorrei dire proprio, che c'è un miglioramento tutti gli anni. Siamo molto contenti. E ogni anno avete una grande novità. Quest'anno la tagliata, anzi dopo intervisteremo anche colui che ve la fornisce. Sì, esatto, l'Irca. Come è nata l'idea? L'idea è nata perché conosciamo i ragazzi che lavorano lì, parlandone, e poi anche perché tempo fa abbiamo fatto una festa qui quando ha vinto la Juventus lo scudetto, che noi facciamo pur di mangiare. Strano. Le troviamo tutte e sono venute loro, abbiamo fatto appunto la tagliata con loro, è stata una cosa eccezionale, buona veramente. La prima sera è stata venerdì, stasera è la seconda serata. Marina, il pattinaggio, il movimento sta andando bene, Lugo, Faenza, insomma ci stiamo espandendo. Sì, anche Faenza abbiamo riaperto adesso, a settembre abbiamo già tanti tanti iscritti, quindi speriamo bene, anche qui a Lugo tanti bimbi piccoli. Quando c'è sempre il nido va sempre bene. Brave anche le ragazze, che le insegnanti, vogliamo dire chi sono? Allora Alice, che è quella che coordina tutto, che fa anche queste, che mette su tutti questi spettacoli, in più dopo c'è Ceci che ci aiuta tanto, Giorgia, si è inserita molto l'Elisa Tassinari, che è una nostra ragazza che ha smesso di fare le gare, che però si sta dedicando ai bambini e ci aiuta veramente veramente tanto. Bene. E poi Andrea, che adesso so che ha cambiato sport. A CrossFit. I nostri bambini, quelli che sono in agonistica, li abbiamo appunto iscritti nella palestra dove sta andando Andrea, quindi naturalmente in una fase più leggera, questo è chiaro, però che è molto valido come preparazione per il pattinaggio. Completo, direi. Sì, sì, quindi stiamo provando questa cosa, però sembra che vada molto bene. Allora, mi vuoi parlare un attimo di questo sport che sta andando alla grande un po' in tutta Italia, ma non solo? È la combinazione di tanti sport, quindi prendiamo il meglio da tutti gli sport e cerchiamo di unirlo appunto in diverse forme. Quelli che abbiamo visto stasera sono diversi tipi di circuito, o a tempo o a numero di ripetizioni, insomma. Cerchiamo di variare il più possibile. Ognuno si arriva al limite delle sue possibilità, quindi dal campione come può essere Andrea, alla casalinga che si mette in gioco, ai bambini che abbiamo intrapreso da quest'anno il CrossFit Kids, quindi anche per i più piccoli. Quindi è aperto a tutti, è uno sport aperto a tutti. È uno sport completo. Quindi noi lo pratichiamo come sport, ma molti lo utilizzano come metodo di allenamento in abbinamento al proprio sport, quindi possono abbinare benissimo il loro allenamento con la nostra preparazione. Ma che cos'è il CrossFit? Allora, la definizione è movimenti funzionali costantemente variati, e questo ti serve per essere pronto ad affrontare tutto quello che può essere, ti si può presentare davanti nella vita, quindi dal spostare la macchina se rimani in panne al portare la spesa su dalle scale, quindi è appunto aperto a tutti e a tutti i livelli. La vostra palestra dov'è? È in via Acqua Calda 25, presso Officina 25. Abbiamo una struttura di 150 metri quadri, attrezzata con bilancieri, kettlebell, funi, sbarre, quindi ci si diverte in sicurezza assoluta. Come si sceglie il CrossFit rispetto ad un altro sport? Perché tu ad esempio hai scelto questo, e da quanti anni lo pratichi? Perché è un po' già che sei nell'ambiente. Un annetto, un poco più di un anno. Hai fatto un'evoluzione veramente stratosferica in poco tempo, ti piace molto, ti prende? Sì, diciamo che quando inizi poi non smetti più, se ti piace poi... E il nostro coach Simone ce lo fa amare ogni giorno e vediamo ogni giorno vediamo i miglioramenti, tra l'altro. Beh, io mi sono avvicinato perché dovevo sfogarmi dopo i mondiali dell'anno scorso. Poi nel giro di 3 settimane ho preso il via
Sì, all'inizio è peso, bello, mi sono divertito. La cosa bella è che può essere una cosa sia individuale che comunque a squadre. E poi la cosa bella è che siamo un gruppo fantastico. Ora ti devo chiedere, è bravo Andrea Poli, è bravo Federico Lionello? Perché Andrea era un po' bacchettato da Quirini al tempo, tu devi bacchettare anche lui. Federico mi sembra molto centrato, e Andrea invece com'è? Dimmi. Ogni tanto bisogna bacchettarlo. Ma ti dirò che anche Federico ogni tanto causa lavoro, arriva sempre in ritardo, quindi farà 5 burpees, giusto Fede? Cosa sono? Lo facciamo vedere subito. 5 burpees. Cosa sono? Ce li dimostri? Ce li fai vedere Federico? Porra me, incredibile. Io muoio dopo due. Vedremo un paio di circuiti in base a diversi livelli. E ho fatto anche un allenamento a coppie, così da far coinvolgere assieme più ragazzi. Qui diciamo è un punto, io direi quasi, vorrei dire di eccellenza, diciamo, pur essendo una struttura dove così precaria, perché nasce e muore con la festa, diciamo, però è una struttura, secondo me si mangia bene, è una cucina d'eccellenza, ecco. In ogni portata c'è una certa ricercatezza. Ci sono ormai i famosi cappelletti del Corelli, diciamo, che vengono fatti sia per il Corelli, sia per questa festa qui di Sport Insieme, sia per San Lorenzando, cioè sono diciamo tre tappe fondamentali, ma diciamo la qualità di quel prodotto è sempre quella, perché le nostre donne si trovano insieme e per una settimana, 10 giorni, 15 giorni fanno cappelletti. Avrete un cavò? Sì, certo, è anche una ricetta rigorosamente segreta, che è conosciuta, è stata tramandata da una signora che non c'è più e viene portata avanti in particolare da Tonino Cappucci. Ma volevo anche riprendere un attimo i secondi piatti tradizionali. Quest'anno si è inserito per la prima volta anche la tagliata di manzo, e quindi così, anche solo due serie sperimentali, poi si vedrà. E vi avevo promesso che avrei approfondito argomento tagliata. Abbiamo proprio gli uomini che fanno il caso nostro, perché sono i due soci dell'IRCA di Lugo che forniscono proprio la tagliata di manzo a Sport Insieme. Noi abbiamo selezionato nel tempo degli allevatori che lavorano in un certo modo, in modo tale da poter garantire alla nostra clientela la qualità migliore della zona. Lo scotone è molto giovane. È un taglio particolare anche della mucca, o è solo la differenza di età dell'animale? No, sono tagli particolari, sono i più teneri. Come viene servita la tagliata? Con rosmarino e sale di cervia. Pan. Tagliata e cotta al momento? Sì, al momento. So che avete una macelleria che è veramente molto fornita e molto rinomata qua in zona. Sì, abbiamo un banco molto grande, abbiamo una varietà di prodotti abbastanza importante. Sono, diciamo, già quasi 5 anni che siamo sul territorio con la vendita al dettaglio e cerchiamo, come dicevo prima, proprio oltre che sul bovino, anche per quanto riguarda suino, pollame e ovino, di fornire ai nostri clienti le migliori qualità. Cosa ne so, per l'ovino abbiamo selezionato nel tempo la qualità olandese. Invece la tagliata è italiana? La tagliata è italiana, abbiamo selezionato, come dicevo prima, le migliori razze dai nostri allevatori, però rigorosamente italiane. Pesce invece partiamo anche dall'anguilla, abbiamo dei prodotti molto validi, insomma, e le famose rane, i ferri. Sì. Contorni, dalla più semplice insalata al contorno più elaborato, i dolci. Dolci, adesso c'è la tenerina che va. Quella dello sport. Che ha successo già da 2 o 3 anni, e poi abbiamo la zuppa inglese fatta da un nostro amico molto capace.
E abbiamo iniziato nel 99 con due giornate, la metà, anzi un terzo dei tavoli, poi ci siamo ingranditi e va sempre meglio. La gente c'è, ce n'è sempre di più, sono molto contenti, noi speriamo di accontentare sempre tutti e sempre di più. Anche perché insomma fa piacere stringere la mano un campione dei campioni, fa piacere venire qui perché sono bravi i volontari e in cucina sono eccezionali, quindi ci sono tanti buoni motivi per venire qui all'Up and Down, anche solo per fare un saluto ai vecchi amici. Sempre bello ritrovare tutti qua, tutti gli anni, sempre più numerosi. Ieri sera poi è stata una serata spettacolare, abbiamo fatto un record assurdo di presenze. Cerchiamo sempre di dare lo spazio a chi comunque ce lo chiede e durante tutto l'anno. Nel caso di Sport Insieme cerchiamo, proprio per dare la possibilità agli sport di fare promozione, cerchiamo di inserire tutti quelli che vogliono venire, quindi partire dalla pallavolo, arrivare al basket, il calcio dei bambini, il crossfit in questo caso, e lo step... un sacco, tutti quelli che vogliono venire noi li accogliamo a braccia aperte. Senti Andrea, ma perché c'era Quirini questa sera qua? Sono venuti a trovarci, addirittura sono venuti da Roma per mangiare l'ultima sera, adesso tornano a Roma così. Ti hanno spunzecchiato però. Sì, un po' sì, ancora con sto pattinaggio non se la dà per vinta, no. Ormai abbiamo voltato pagina, è contento anche lui di quello che faccio. Sicuramente non era contento se stavo tutto il giorno sul divano, invece è bello aver trovato degli altri stimoli perché... soprattutto per come è finito l'anno scorso, non è che ho passato un gran momento, sinceramente. Qua ci sono tutti i ragazzi, oggi senza pattini che servono, e i genitori invece in cucina che aiutano lo staff di Largo Corelli. E il prossimo appuntamento con tutti i bambini è il 21 di dicembre per Natale sui pattini, che quest'anno è la 30ª edizione. Ci rivediamo tutti il 21 di dicembre, è un lunedì, tutti qui alla pista di pattinaggio per 30 anni e chissà che cosa vedremo quest'anno per il trentennale. I've been thinking about you, babe.